Colpito molto, diciamo, il fatto che lei abbia usato parole così dure contro il PD per la decisione di, così, di contrastare la manovra del governo. Mi spiega perché, lei trova sbagliata politicamente questa decisione? Per la verità io non parlavo della manovra del governo, che anche a me piace per ragioni tutte diverse di cui potremmo discutere. Sì, Mi poi le chiedo anche chiedevo questo. se fosse efficace contrastare, scegliere come terreno di contrasto per un partito di sinistra, avendo io peraltro militato in quel partito, Certo. essendo stato tra i segretari, tra i candidati alla segreteria della fondazione, avendo fatto il deputato di quel partito, scegliere come territorio principe della prima volta in cui sentiamo fare opposizione il PD è a una manovra che oggettivamente è una manovra redistributiva, cioè che dà soldi alle classi subalterne, si direbbe in uno schema novecentesco, ai più poveri. È una manovra di Evidentemente, sinistra, potremmo dire, addirittura? nella parte di, diciamo così, concessione del reddito di cittadinanza, sicuramente può essere definita una manovra di redistribuzione del reddito. Nei canoni classici potremmo definirla di sinistra. Mi meraviglia che il PD, che hai tra l'altro individuato in quel tema la povertà, purtroppo in extremis alla fine della legislatura, con il suo ultimo atto di governo, quello del reddito di inclusione, che fu un tentativo di mettere una, insomma, pezza quasi ideologica al tema degli oltre 5 milioni di poveri che in Italia vengono sottolineati dai rapporti Istat. Mi meravigliava e mi meraviglia che la prima scelta di contrasto alle politiche di governo fosse quella di dire è sbagliato fare un gesto di sinistra. Ecco, questo è il tema. Poi è sbagliato in realtà, io penso sia sbagliato. Penso che 22 miliardi di euro potevano essere spesi in Adesso maniera molto glielo chiedo, diversa. però diciamo quello che lei dice, mi viene da tradurlo, il governo Lega 5 Stelle sta più a sinistra del PD in questo momento. Ecco, questa può essere una traduzione. Un'altra cosa che ho detto in quell'intervista è che i comportamenti e anche le facce di coloro che adesso stanno contestando il reddito di cittadinanza hanno il problema di essere facce, come dire, che i cittadini giudicano molto lontane dalle esigenze della gente. Per esempio Quando chi? Renzi, quando Matteo Renzi fa il programma con Pier Silvio Berlusconi, c'ha la gente, cioè c'ha Lucio Presta che gli apre gli spazi nelle reti Mediaset. Mettere questo insieme a voglio fare il leader di un partito di sinistra, anzi, sai che c'è? Come primo gesto da leader di opposizione, contesto una manovra che dà 780 euro ai poveri. Ecco, io lì vedo una colossale incapacità di capire quello che è ciò che viene richiesto oggi a un leader di sinistra Ecco, e a un leader di opposizione, forse in generale, che mi passi per la la battuta, precisione. Renzi è più attento al apostrofo agente che alla gente, Ecco, forse, bravissimo. Questa è una battuta che funziona ed è sicuramente una fotografia del no? problema. Ah, ah. Cioè, la fotografia del problema, e lo dice uno che ci ha vissuto lì in quel contesto, è che noi abbiamo, l'ho detto, Veltroni con la casa a Manhattan, Di D'Alema si ricorda la barca a vela, i mocassini da 500 euro, adesso Renzi con la casa da 1,5 milioni di euro e il programma con Lucio Presta. È chiaro che se questi qui sono quelli che poi dicono no, sbagli a dare 780 euro a un poveraccio, e uno si chiede, vabbè, il ruolo della sinistra qual è? Giocare a biliardino con Matteo Orfini alla finta festa dell'unità? È Quindi, davvero poca roba, insomma. lei dice quando si parla di rifondare il PD, ovviamente non basta cambiargli nome, ma bisognerebbe cambiare completamente la classe dirigente, questa è la sostanza. La proposta di Matteo Orfini che dice sciogliamo il PD, ma manteniamo lo stesso nome e ovviamente restiamoci noi, perché non è che Orfini contestualmente dice mi ritiro a vita privata, no, dice sciogliamo il PD, però non cambiamo il nome e noi restiamo come ceto dirigente. È un po' difficile poi credere a questa riforma del PD o questa rinascita Certo. del PD o questo nuovo soggetto che poi ha le stesse facce. Se tu al posto di Renzi metti un ministro di Renzi a fare il segretario, che in questa fase
il segretario lo fa un ministro di Sì. Renzi che si chiama Maurizio Martina. È normale che poi vai ai funerali di Genova e Di Maio e Salvini vengono osannati e a Martina quando gli va bene c'è l'indifferenza se non le bordate di fischi. È purtroppo una incapacità di comprendere che il Partito Democratico ha una sola possibilità, quella di una rinascita, una rifondazione reale complessiva che deve fare tabula rasa di una classe dirigente che ha drammaticamente perso la grande occasione che la storia gli aveva concesso. Essere la prima generazione politica di centrosinistra a governare l'Italia in maniera equa. L'hanno fatto in maniera non equa, hanno scelto di sposare interessi molto forti, quali quelli degli eurocrati, gli interessi bancari. Guarda, io non voglio neanche fare la solita condanna a banche dubbie, eccetera, eccetera, ma quando sei percepito così Certo. è anche probabilmente perché sul Monte Paschi Siena qualche interesse ce l'hai. Beh, Se metti indubbiamente. 12 miliardi di dollari, 12 miliardi di euro per sostenere il sistema bancario, evidentemente qualche interesse ce l'hai. E Non c'è dubbio. questo Quindi i lei cittadini dice non l'hanno fatto l'unica abbastanza. speranza è che se ne vadano tutti a casa, in sostanza. L'unica speranza è che capiscano la classe dirigente deve essere tale che è il momento di un passaggio del testimone reale e pieno, che non è il passaggio del testimone dal capo dei giovani popolari di Firenze al segretario della Federazione Giovanile Comunista degli anni 80, cioè Nicola Zingaretti. Zingaretti. Non funziona così. E così è la solita banda che si passa, diciamo così, la bandierina di comando volta per volta. Ora Certo. serve con ogni probabilità un richiamo. Io ho vissuto l'esperienza di una nascita di un movimento come quello della famiglia che guido e so quanto è faticoso, però ho visto per esempio a sinistra nascere una cosa molto simile, ha persino un nome simile al nostro, che è Potere al Popolo, che ha preso in pochissimo tempo centinaia di migliaia di voti, perché evidentemente quelle facce erano credibili, sono arrivate a ridosso dei voti che hanno preso Grasso e la Boldrini, che erano il presidente della Camera e il Certo. presidente del Senato uscente. Quindi in Certo. realtà a sinistra qualcosa si muove. Io credo che se la soluzione è non si candida Renzi, ma si candida Matteo Righetti, che è uno dei migliori amici di Renzi, il segretario lo fa un ministro che era ministro di Renzi, e il massimo è l'alternativa, il passaggio al segretario dei Giovani Popolari di Firenze, al segretario della Gioventù Comunista negli anni 80, io credo davvero che non si sia compreso qual è il problema che sta attraversando la sinistra italiana. A lei perché non piace invece questa manovra? E perché non piace, la dico più in generale, che cosa non le piace di questo governo? A me non piace che i temi che secondo me sono determinanti e tragici non siano stati per niente sfiorati da una manovra che ha speso tantissimo. Io ho detto dall'inizio, il mio problema non è il 2,4 di deficit, altra questione che ho sentito per esempio avanzare a sinistra, non ho il totem dei vincoli dettati da Bruxelles, anzi, se quei vincoli vengono forzati, io sono contento. Il problema è per farci che. Il problema è per farci che. Io credo che la tragedia vera, e vorrei davvero imploro il paese di andare la settimana prossima a seguire la presentazione che si farà la presidenza del Consiglio di un rapporto, lo fa la presidenza del Consiglio, in cui si dice che nel 2050 avremo perso il 17% della popolazione italiana, perché qui non nascono più bambini e i morti sono molto più dei bambini. Cioè, Quindi più politiche per la allora famiglia evidentemente servivano. hai 22 miliardi di euro, hai speso 22 miliardi di euro, se tu li spendi su maternità, la nostra proposta è il reddito di maternità, l'abbiamo fatto in campagna elettorale, 1.000 euro al mese alle donne che scelgono di fare figli e restare a sostegno della famiglia. Io ti premio se tu dai al paese un figlio, se ti dedichi alla famiglia, se, e lo faccio perché sono convinto che una donna che si dedica alla vita familiare, alla vita, alla cura della propria famiglia, dei figli e del marito, ha un ruolo lavorativo enorme. Ecco, abbiamo diciamo, parlato prima delle critiche ai governi di centrosinistra, adesso alle critiche del governo attuale, ma per concludere, se dovessimo dare un voto ai governi di prima e al governo di adesso, quale sarebbe più alto? Sono due insufficienze, però il governo attuale un 5 se lo merita, anche per una ragione, perché ha risposto a
aspettative che aveva delineato in campagna elettorale. Il problema è politico. In campagna elettorale c'erano due proposte, di fatto una di destra e una di sinistra, che si sono presentate agli elettori in maniera contrapposta. Ora governano insieme, mettendo insieme di fatto una proposta di destra e una di sinistra, che hanno la caratteristica di non poter stare insieme, perché naturalmente, se tu hai come ceto di riferimento le partite IVA, non dai il reddito di cittadinanza, e se hai per ceto di riferimento il cittadino Luigi Di Maio, che non ha vinto la lotteria di diventare vicepremier, perché questi sono quelli del reddito di cittadinanza, eh? Di Maio ha dato i soldi al Di Maio che non avesse Sì. fatto Allo politica, diciamo così. steward E dello allora Stadio San questo, Paolo. perfettamente. Se queste due cose però si mettono insieme, invece di contrastarsi come natura politica vorrebbe, si raddoppia la spesa pubblica, si fa una valanga di deficit, il rapporto col PIL cresce inevitabilmente, sfatti il 2,4, la crescita non c'è, perché una crescita all'1,5 è comunque una crescita che non c'è sostanzialmente, sempre da fanalino di coda d'Europa, e l'Italia non riparte. Invece serviva una politica organica e coerente che una forza di destra e una forza di sinistra non possono realizzare perché sono incoerenti nella base dell'incontro politico che è stato costruito, che però rischia di scassare radicalmente i conti e di creare una valanga di debito fino a 100 miliardi di euro in debito in più in 3 anni, che poi sono tutte sulle spalle delle giovani generazioni. Questo è un problema serio che le classi dirigenti dovrebbero valutare e loro non hanno valutato. Quindi l'insufficienza al governo giallo-verde è, diciamo, meno grave di quella che assegna il governo Però c'è. Renzi Gentiloni, per capirsi, ma l'assegno è meno grave solo perché loro hanno risposto di fatto alle aspettative che gli elettorati avevano, cioè loro hanno adempiuto alle promesse elettorali. Quelle promesse c'erano, le hanno realizzate. Il problema è che le hanno realizzate unendosi invece di essere contrapposti. Questo è un problema non da poco.